Luigi. Buongiorno. Nel Vangelo di questa domenica ritorna una delle parole più incisive di Gesù. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Qui c'è una sintesi del messaggio di Cristo ed è espressa con un paradosso molto efficace che ci fa conoscere il suo modo di parlare, quasi ci fa sentire la sua voce. Ma che cosa significa perdere la vita per causa di Gesù? Questo può avvenire in due modi: o esplicitamente confessando la fede, o implicitamente difendendo la verità. I martiri sono l'esempio massimo del perdere la vita per Cristo. In 2000 anni sono una schiera immensa di uomini e di donne che hanno sacrificato la vita per rimanere fedeli a Gesù Cristo e al Vangelo. E oggi, in tante parti del mondo, ci sono tanti, tanti, più che nei primi secoli, tanti martiri che danno la sua vita per Cristo, che sono portati alla morte per non rinnegare Gesù Cristo. Questa è la nostra Chiesa, oggi abbiamo più martiri che nei primi secoli. Ma c'è anche il martirio quotidiano, che non comporta la morte, ma anche esso è un perdere la vita per Cristo, compiendo il proprio dovere con amore, secondo la logica di Gesù, la logica del dono, del sacrificio. Pensiamo, quanti papà e mamme ogni giorno mettono in pratica la loro fede, offrendo concretamente la propria vita, frati, suore, si volgono con generosità il loro servizio per il regno di Dio. Quanti giovani rinunciano ai propri interessi per dedicarsi ai bambini, ai disabili, agli anziani. Anche questi sono martiri, martiri quotidiani, martiri della quotidianità. E poi ci sono tante persone cristiane e non cristiane che perdono la propria vita per la verità, e Cristo ha detto: io sono la verità. Quindi chi serve la verità serve Cristo. Una di queste persone che ha dato la vita per la verità è Giovanni il Battista. Proprio domani, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Gesù. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, et verbo un caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Gesù. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis, Santa Dei Genitri. Oremus, grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nigio et Spiritui Sanctis. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sanctis. E ricordatevi bene, non avete paura di andare controcorrente. Siete coraggiosi. E che rovinano la vita e togliono la speranza. Avanti! Vi saluto con affetto le famiglie, i gruppi parrocchiali, le associazioni, le scuole. Saluto gli alunni del liceo diocesano di Vipava in Slovenia.
la comunità Seno, riunitasi di Ischia di Castro, i ragazzi dell'oratorio di Ognano, vedo qui la sua bandiera, bravi siete bravi voi, i fedeli di Pordenone, le suore e gli operatori dell'ospedale Miugli, di Acquaviva delle Pompe, delegati sindicali del Veneto. E mostrati.